La prima gara del 2014 vede scendere al Del Buffa i ragazzi di Bernini contro i fiorentini del Porta Romana, che hanno chiuso il 2013 con la vittoria casalinga contro la Bucinese. Altrettanto bene, anzi benissimo, ha chiuso la Gialloblu Figline il 2013 con la testa della classifica, ottenuta con la vittoria meritatissima a Chiusi. Mister Bernini che deve fare a meno di Fettolini, Pagnotta e Valcareggi squalificati. Bernini porta in panchina Fini e dà spazio all'ex di turno Pallara, sperando nella prestazione di orgoglio contro la sua ex squadra. Per la prima volta, dalla prima minuto, Rustemi al centrocampo dei gialloblu. Sarà curioso verificare lo stato fisico post festività dei ragazzi di Mister Bernini. Direzione di gara affidata al figlio d'arte Borriello e con le riprese di Emilio Romoli andiamo in cronaca. Al terzo minuto Meacci da punizione trova la finta di Frediani, ma Stefanelli di puro istinto sventa. Al sesto minuto Leo innesca il centro dell'attacco con Fedi che si trova tu per tu con Poponcini, uscita che vede la meglio dell'estremo difensore della gialloblu. Al quindicesimo minuto Casini ruba palla sulla sinistra e subito in lancia per la coppia Menichini-Frediani, con il capitano che in migliore posizione non sbaglia il vantaggio 1-0. Oggi è chiamato a un'importante testa a Sinilunga. Bello Casini subito a Menichini. Non c'è nemmeno Frediani. Frediani e il gol! E il gol di Frediani! 15-25! Ha fatto molto bene il suo Casini. 23esimo minuto, Silei sul cross di Meacci da due passi mette fuori un'occasionissima e fino a questo minuto era solo gialloblu Figline in campo, ma al 31esimo minuto sale la formazione ospite del Porta Romana con Chiarelli che serve al centro Fedi, ma Poponcini è ancora attento e chiude lo specchio. 36esimo minuto, Leo recupera una rimessa corta e trova un gol bellissimo da Eurogol per il pareggio 1-1. Smanaccia Pallara, allontana Leo, ancora pericolosi questi cross dalla sinistra, la conclusione e il gol di Leo, un euro gol. È bello, bello il gol di Leo. 36 minuti e 40, due minuti di recupero non cambiano il risultato e mandano tutti negli spogliatoi sul pareggio, con la gialloblu Figline indubbiamente padrona del campo nei primi 25 minuti e poi piano piano è cresciuto anche un po' il Porta Romana. Pareggio che va stretto per le occasioni ottenute da parte della formazione di mister Bernini. Secondo tempo che riprende a formazioni invariate e con le riprese di Emilio Romoli andiamo subito al primo minuto che vede subito gli ospiti in avanti con il passaggio di Santini per Fedi che si vede affrontare in aria da Poponcini che lo atterra. Rigore ed espulsione per l'estremo difensore della formazione di casa, a sostituirlo Ortolani che si prova ad opporre a Ciolli che invece non sbaglia per il vantaggio 2-1. Vai Carlo Alberto, vai! Per poco non gliela parava, vabbè. Va in vantaggio il Porta Romana con il gol messo a segno sul rigore. Dal primo minuto quindi formazione di mister Bernini in inferiorità numerica, una formazione che subito accusa il vantaggio e lo dimostra anche il terzo gol della formazione Porta Romana con Leo che da fuori area si supera con un destro che si insacca al set della porta difesa da Ortolani per il secondo eurogol della partita 3-1. Meucci, Leo, la conclusione, ma questo allora ci ha preso il vizio, eh? E il gol del 3-1 di Leo. Confusionale l'azione della formazione gialloblu per cercare di recuperare almeno il pari. Ci riesce solo al 40esimo minuto con Frediani che caparbiamente porta la palla in area e vede un tocco di mano di Esposito. Rigore e Menichini dagli 11 metri non sbaglia. 3-2. Menichini, gol, e adesso ci sono 4 minuti più recupero.
5 minuti non bastano per poter provare a trovare il pareggio. Ci aveva creduto la gialloblu Figlini, come ci aveva creduto anche mister Bernini dalla panchina incitando la propria formazione. Arriva la prima sconfitta del 2014 e ci auguriamo anche l'unica per la formazione di casa, che adesso si vede una partita difficile in trasferta a Foiano contro una nuova Foiano che è da neopromossa, ma una formazione sicuramente insidiosa nelle proprie mura. Un gialloblu Figlini quindi che non prende bene, che non parte bene nel nuovo anno, ma ci auguriamo la sola ed unica sconfitta della parte finale di questa stagione. Devo iniziare questa intervista dicendoti buon anno, ma insomma direi che non è iniziato bene quest'anno, con una prestazione bella fino al 30° del primo tempo, poi dopo condizionata fortemente non tanto dall'espulsione ma dal fatto che sia arrivata al primo minuto e poi il vantaggio del porta romana del secondo tempo, e questo ha cambiato totalmente la partita. Sì, diciamo che la prima mezz'ora abbiamo fatto abbastanza bene, abbiamo fatto gol, abbiamo creato altre due palle gol, il palo, la traversa, un altro paio d'occasioni con Silei, un'altra con Emiliano, abbiamo rischiato qualche cosina anche noi dietro perché loro insomma hanno tre attaccanti molto bravi, una squadra a Porta Romana che gioca bene, ora che sono rientrati i giocatori di valore hanno dimostrato insomma di essere una squadra forte e importante. E poi dopo ci siamo abbassati, l'ultimo quarto d'ora del primo tempo ci siamo abbassati molto e abbiamo preso questo grande gol. È peccato perché poi dopo all'inizio del secondo tempo c'è stato questo episodio dell'espulsione che poi insomma in 10 contro una squadra che gioca anche bene a calcio, perché Porta Romana gioca anche bene a calcio sì, e siamo andati un po' in difficoltà. Niente, ripartiamo, starà a me cercare di rimediare a qualche errore fatto e quindi un po' di disattenzione di troppo, un po' di momenti in cui proprio c'era dei blackout, soprattutto nella parte difensiva e centrale, anche dell'asse centrale, centrocampo e centro della difesa. Sì, quello sì, oggi magari ecco c'è stato qualche errore di troppo di qualcuno, però insomma ci sta, si sbaglia tutto. Certo, no, è chiaro. Prima a sbagliare posso essere stato io sicuramente, quindi quando la squadra perde, non fa buone prestazioni e si perde in casa, sicuramente quello che ha più colpe è l'allenatore, che magari ecco non sono stato bravo a dargli gli input giusti, però insomma analizzerò con loro, con i ragazzi in settimana quello abbiamo sbagliato. A un certo punto ho avuto anche il timore che magari ecco questa sosta avevamo lavorato un pochino troppo, perché l'ho visti il secondo tempo in 10 un po' stanchi. Sì. Però sono stato contraddetto perché diciamo l'ultimo quarto d'ora in 10 abbiamo fatto un arrembaggio molto confusionario, quindi molto più di cuore forse che di gamba. Sì, molto più di cuore, però insomma le gambe andavano e quindi peccato. Ripartiamo e adesso un campionato strano, stiamo attenti perché ho detto 27 strano. Punti, solo 6 di distacco dall'ultimo del playout. Eh sì. Dalla prima dei playout, scusa. È sempre stato così sin dall'inizio. Oggi è la prima volta che ci troviamo terzi in classifica, però ecco, lo sappiamo e andiamo avanti. In condominio con il Foiano, che è la squadra che incontrerete domenica prossima. Eh sì, quindi domenica andiamo a Foiano e come sempre cercheremo di lavorare bene e presentarci per questa partita difficile. Sappiamo che loro in casa sbagliano difficilmente e quindi niente, sta a noi. Mai parlare delle assenze, però sono state anche assenze importanti. Ah, quello sì, però chi ha, diciamo che magari possa aver commesso qualche errore io, però chi ha sostituito gli assenti ha fatto il suo dovere, ho visto che si è impegnato, ha fatto le cose che chiedevo e quindi poi è normale, le assenze la domenica rientreranno quasi tutti, ci sarà Poponcini squalificato sicuramente da valutare Pagnotta e insomma vedremo, però insomma ecco è stata una battuta d'arresto e ci sta. Poponcini squalificato, Ortolani ha già fatto il suo ingresso in campo, grande fiducia anche nei suoi confronti perché è un ragazzo che si allena tanto e in modo serio. Certo, poi ha dimostrato tutto il secondo tempo, ha dimostrato sicurezza, ha fatto dei buoni interventi e quindi massima fiducia, ma come ho fiducia di tutti. Emiliano Frediani, con te vogliamo guardare la classifica che dice terzi della classe insieme a Foiano, però a 6 punti dalla prima dei playout che è la Sinanoghese. La prima volta che siamo terzi, c'era sempre stati primi o secondi.
Dispiace perché eravamo andati in vantaggio, avevamo preso anche una traversa, si stava facendo bene, poi abbiamo preso quel gol da fuori, poi l'espulsione. Due euro gol incredibili. Sì. E poi abbiamo preso questa espulsione che secondo me è stata un po' esagerata perché sì, il rigore era netto, però era, andava sull'esterno, c'era Bianchi sulla linea, sicché poteva dare l'ammonizione come fece a San Gimignano e penso che aveva fatto tutto. E da lì è cambiata la partita. Abbiamo cercato, poi questi hanno trovato il gol del 3-1 con un euro gol. Poi abbiamo provato, però siamo riusciti a fare il gol del 3-2. Abbiamo provato, però non siamo riusciti a pareggiare. Dispiace perché ci tenevamo a far bene alla prima dell'anno e purtroppo è andata così. Avete iniziato molto bene i primi 30 minuti di marca giallo-blu, anche se qualche rischio ve lo siete preso. Però poi dopo indubbiamente è cresciuto un po' il porta romana, ma soprattutto il primo minuto del secondo tempo ha dato la svolta alla partita. Sì, te l'ho detto, lì è cambiata la partita. E si rimane in 10, si perde 2-1 e lì devi recuperare, non è facile. Giustamente loro erano in 11 contro 10, ci abbiamo provato anche con un po' di lanci nervosismo, lanci lunghi. Forse c'è avuto il tempo per poterla gestire, no, a Milano? Sì, però sai, eravamo in 10 contro 11, non era facile, dovevamo recuperare, non era semplice. Abbiamo provato a mettere queste palle alte su Menichini, andare sulla sua spizzata, però oggi si vede che doveva andare così. Comunque non c'è da creare un problema, c'è da ripartire subito da Foiano, perché poi dopo ci sarà una partita crocevia probabilmente di questo campionato che è livellatissimo, il derby qui a San Giovanni. Sì, pensiamone una alla volta, sicuramente andremo a Foiano a fare la partita come facciamo sempre, sarà una partita difficile, loro non l'hanno mai persa in casa, quindi ci terranno a far bene. Noi abbiamo Poponcini squalificato, certo. Però ho visto Ortolani oggi bene, che nel secondo tempo ha fatto molto bene, l'Eurogol non ci poteva fare niente, assolutamente, e sul rigore tanto meno, e Del Vivo squalificato, credo che era in diffida. Secondo i nostri calcoli deve essere la terza. No, è la quarta. È la quarta, ecco che. È la quarta, sì, che sarà squalificato anche lui. Vediamo. Però rientra Fettolini, rientra Pagnotta, forse vedremo poi per il discorso fisio e poi Valcareggi. Valcareggi rientra e Fettolini. Insomma, comunque gli assenti non sono stati la causa di questa sconfitta. No, assolutamente. Siamo una rosa competitiva e è inutile piangerci addosso. Oggi è stata una partita, si era andata in vantaggio, quindi non si deve recriminare su di niente, si deve fare mea culpa nostra, perché alla fine vincevi 1-0, avevi fatto bene, poi ci siamo forse abbassati troppo nel primo tempo, abbiamo preso quel gol e da lì poi al primo minuto del secondo tempo il rigore e lì è cambiata la partita. Merito del porta romano o demerito del Fellini questa sconfitta? Perché è sempre difficile capire. Io credo che, non per presunzione, ma credo che noi siamo molto meglio del porta romana, però oggi l'hanno spuntata loro, quindi vuol dire che oggi hanno fatto meglio di noi. Sicuramente i nostri errori li abbiamo fatti e lavoreremo in settimana con il mister per migliorarci ancora di più. Dispiace perché oggi anche un punto era buono. Era buono.